Essere missionari è darsi la possibilità di incontrare l'altro, che è sempre accanto a noi, quindi si può essere missionari ovunque. L'importante è scegliere di diventare missionari. La missione ha anche il volto di questa giovane congolese che, grazie ai missionari, è fuggita dalla guerra, ha potuto studiare medicina ed è poi tornata in missione in Africa. Sarà una delle protagoniste del Festival della Missione che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. Una trentina di eventi sparsi nelle piazze e nei luoghi più significativi della città, con oltre 100 ospiti provenienti da tutto il mondo. È un'occasione per andare nelle piazze, per andare nei bar, per andare in mezzo alla grande folla, per condividere queste esperienze di vita e allo stesso tempo aiutare anche la gente comune a capire che la fraternità tra popoli, tra culture, tra nazioni è possibile. Vivere per dono è il tema del festival ed è quel che fanno, ad esempio, i missionari del PIME che nelle Filippine si spendono per favorire il dialogo tra cristiani e musulmani. E noi dobbiamo continuare a dire bisogna amare, è soltanto attraverso l'amore che si può raggiungere il vero dialogo. Ospite del festival sarà anche Adriano Caripuna, figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni dell'Amazzonia contro la deforestazione. La situazione del popolo Caripuna è emergenziale. La situazione del popolo Caripuna in questo momento è una situazione di emergenza. Abbiamo bisogno di appoggio, di sostegno, di aiuto, perché le minacce sono molte, in particolare minacce di morte e la deforestazione che avanza.